È articolato in tre webinar e ha come obiettivo quello di illustrare con un linguaggio semplice e accessibile i nuovi strumenti per la formazione del personale della pubblica amministrazione, la direttiva del ministro per la PA e la nuova piattaforma Syllabus. A condurre il webinar di oggi, che affronterà il tema Syllabus, il nuovo hub per la formazione della PA, saranno il dottor Sauro Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, la dottoressa Elisa Barba Giovanni Gasparo, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e la dottoressa Brunilde Gambaro, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze. I docenti dedicheranno gli ultimi 10 minuti di questa giornata a rispondere alle domande più frequenti che vi preghiamo di scrivere in chat durante il webinar. Grazie a tutti e buon webinar! Lascio la parola al dottor Angeletti. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, bentrovate in questo nuovo appuntamento relativo al ciclo di webinar sulla formazione e sullo sviluppo del capitale umano nelle amministrazioni pubbliche. Ci siamo già visti la volta scorsa, vi ricordo che questo ciclo di webinar è articolato in tre tappe. La prima tappa è stata quella relativa alla illustrazione degli strumenti, diciamo, organizzativi per lo sviluppo delle competenze nelle amministrazioni pubbliche e in particolare i contenuti della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023. La seconda tappa è la tappa del Gran Premio della Montagna. Vi chiediamo scusa ma per un disguido tecnico siamo stati impossibilitati, diciamo, a cominciare questo webinar puntualmente, e anche per voi una prova, diciamo, di resistenza e di interesse sul tema che, a giudicare dal numero dei partecipanti, è sempre molto alta. Scusateci davvero, l'orario non è felicissimo, faremo tutti del nostro meglio, e confidiamo, diciamo, nella vostra pazienza. Il terzo webinar si terrà domani ed è quello con contenuti più operativi per quanto riguarda diciamo, le istruzioni tecniche per diventare utenti di Syllabus, naturalmente per le amministrazioni che non l'hanno ancora fatto, perché per quelle che si sono già registrate diciamo, si tratta solo di un cambio di piattaforma e ciascuna amministrazione, ciascun utente che era già entrato nella precedente piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica vedrà conservati tutti i risultati colti e tutti gli avanzamenti conseguiti prima dell'avvio in esercizio della piattaforma Syllabus Nuove Competenze per le Amministrazioni Pubbliche, che è risalente oramai a un mese fa, 24 marzo 2023. Anche oggi facciamo un webinar corale a più voci, interverranno dopo di me le colleghe dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze che hanno lavorato direttamente allo sviluppo della piattaforma Syllabus per gli aspetti tecnologici, contenutistici e comunicativi. Per quello che mi riguarda farò un'introduzione di carattere generale per non perdere, diciamo, i contenuti della puntata precedente, e per darvi il senso appunto di questo complessivo percorso. Con la precisazione che, ma la dottoressa Paracino l'ha appena scritto in chat, che per eventuali domande e interrogativi alla fine di questo webinar, che contiamo
termini attorno alle 14, daremo le risposte del caso. Molte risposte le abbiamo già date nel webinar precedente e alcune probabilmente le daremo nel webinar di domani quando parleremo in maniera più puntuale dei contenuti della piattaforma Syllabus. Ricapitolando, dove eravamo rimasti? Allora, voi sapete che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta molto sullo sviluppo del capitale umano di tutte le amministrazioni pubbliche ed ha individuato, accanto alle risorse finanziarie che sono un dato sicuramente importante, anche delle priorità e delle metodologie per tornare ad investire sul capitale umano, pubblico. In particolare, il PNRR, come vedevamo la volta scorsa, ha previsto l'attivazione di percorsi formativi non standardizzati ma differenziati per target di riferimento, cioè per tipologia di dipendente, qualificati e certificati all'interno di un sistema di accreditamento, erogazione di percorsi formativi che muova dall'effettiva rilevazione dello stato delle conoscenze individuali, quindi non corsi tanto per fare, che non aggiungono nulla a chi sa già tanto, ma corsi calibrati, i cui contenuti sono calibrati sulle effettive esigenze e sul reale fabbisogno. E in particolare corsi che sono finalizzati a livellare, mi verrebbe da dire, il livello di competenze tra le amministrazioni pubbliche, perché competenze quali quelle a cui ci occupiamo ora, competenze per la transizione digitale, ma anche per la transizione amministrativa, il PNRR, ma anche la direttiva del ministro Zangrillo, le indica come competenze necessarie e presenti, almeno ad un livello di padronanza base, in tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere da quello che le amministrazioni pubbliche fanno, ciò di cui si occupano, se sono amministrazioni centrali, regionali, locali, università, enti di ricerca. E il PNRR introduce tra le tante modalità la possibilità di erogare dei corsi online, i cosiddetti MOOC. Non è una novità assoluta per l'amministrazione pubblica, ne abbiamo fruito pesantemente, diciamo, durante la pandemia. È uno strumento però importante quello dei MOOC perché consente di facilitare, diciamo, la veicolazione dei contenuti e la fruizione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica è uno degli attori di del sistema dell'offerta formativa per le amministrazioni pubbliche ed è il soggetto istituzionale che ha la responsabilità di governare l'intero sistema. Ma sono presenti e continueranno ad operare in stretta sinergia con noi tutti i principali attori della formazione che voi già conoscete, con cui siete abituati a dialogare. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, il Formez, tutto il mondo dell'università e della ricerca, gli operatori del mercato della formazione. Insomma, come dicevamo l'altra volta, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha un ruolo di regia, non è che si candida ad essere l'unico fornitore di formazione. Mette a disposizione delle amministrazioni gli strumenti organizzativi, il PIAO e la direttiva del Ministro per la PA 23 marzo 2023, e gli strumenti tecnologici, la piattaforma per Syllabus per l'erogazione della formazione, per rendere concreta questa opportunità di formazione massiva dei dipendenti pubblici. Abbiamo parlato già la volta scorsa dei due diciamo, elementi fondamentali prodotti negli ultimi tempi dal Dipartimento della Funzione Pubblica per riavviare l'attenzione e gli investimenti nella formazione delle amministrazioni pubbliche, la direttiva del Ministro di cui abbiamo parlato abbondantemente e la piattaforma Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche, di cui oggi noi presentiamo la finalità, gli obiettivi e i requisiti attorno ai quali è stata progettata, fermo restando che questa è la prima release di un investimento tecnologico che andrà avanti negli anni e che si arricchirà progressivamente già a partire dal mese di maggio di contenuti formativi e di ulteriori funzionalità. La piattaforma Syllabus, ad esempio, per citare uno di tanti temi, sarà la piattaforma all'interno del quale saranno sviluppate le funzionalità per la creazione e l'animazione di una grande comunità di pratica di tutti i responsabili della formazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali.
Perché è importante la piattaforma Syllabus dal nostro punto di vista? Perché è un po' un sasso nello stagno di una formazione che fino a questo punto, anche per il disinvestimento che è stato fatto negli ultimi 15 anni in generale nell'amministrazione pubblica, una formazione che era un po' appunto stagnante, e il Syllabus è per noi un contributo finalizzato, diciamo così, a muovere le acque. Perché innanzitutto consente di erogare formazione a tutti i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche potenzialmente, quindi una grande piattaforma i cui utenti possono essere tutti e 3.200.000 dipendenti pubblici. Il secondo elemento di forza della piattaforma è che eroga formazione su diversi ambiti di competenza. Noi siamo partiti con le competenze digitali perché è uno degli aspetti più critici, ma non formeremo solo sulle competenze digitali, ovviamente. Terzo, poi, l'altro punto di forza è che la piattaforma consente ai dipendenti, ai discenti, di cimentarsi in percorsi formativi personalizzati, proprio perché partiamo dalla rilevazione del gap di competenze, quindi non una formazione standardizzata, ma una formazione che serve a ciascuno in funzione dello stato dell'arte, e cioè in relazione alle sue condizioni e condizioni di partenza. Non si può formare solo attraverso la formazione online, attraverso i MOOC, ne siamo consapevoli, ma la formazione attraverso i MOOC è quella che, finalizzata a creare una infrastruttura di conoscenze generali e comuni a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e il MOOC è anche lo strumento che adesso meglio si concilia con le nostre esigenze lavorative, consentendoci di cimentarci nella formazione nei momenti più adatti, in relazione alla nostra vita d'ufficio personale, durante le giornate di lavoro agile, se noi le facciamo, e alternando, diciamo, il lavoro con la formazione. Fermo restando che, come dicevamo l'altra volta, la formazione è equiparata all'attività lavorativa a tutti gli effetti. Ecco, questo concetto per noi è molto importante, e mi dà il là per introdurre il penultimo tema su cui volevo attirare la vostra attenzione, e cioè il fatto che la piattaforma non è solo un investimento tecnologico, è un intervento di innovazione che attiva o dovrebbe attivare nelle amministrazioni pubbliche un maggiore investimento nelle attività formative dei propri dipendenti, una modalità diversa di formare e di comunicare la formazione. Quello che ci aspettiamo da voi che partecipate a questo webinar e che diventate utenti della piattaforma Syllabus, soprattutto per i colleghi, quello che ci aspettiamo dai colleghi che esercitano un ruolo come referente della formazione o responsabile della gestione delle risorse umane, è quello di darci una mano affinché diciamo, questa iniziativa si diffonda il più possibile e coinvolga il numero più elevato possibile di dipendenti pubblici. Quindi, qual è la mano che vi chiediamo? Favorire la partecipazione dei colleghi alle iniziative formative, monitorandone i risultati. Creare le condizioni affinché il diritto alla formazione sia un diritto effettivo, e che sia effettivamente esigibile da parte dei dipendenti. Questo richiede a volte il cambiamento di una cultura organizzativa dominante a partire da quella dei dirigenti. E poi serve anche innovare le modalità di comunicazione della formazione, perché parlare di formazione non significa veicolare contenuti necessari o obbligatori o adempimenti ulteriori cui sono tenuti i dipendenti. Parlare di formazione significa rivolgersi alle persone evocando appunto quanto il loro contributo è fondamentale per le amministrazioni pubbliche e quanto sono centrali le loro competenze. Non è questo un discorso autoconsolatorio, ma è una riflessione che muove dalla consapevolezza che l'asset principale di un'amministrazione pubblica, la risorsa principale di un'amministrazione pubblica come quella di tutte le aziende, è fatta dalle persone. E in effetti, concludo questo mio intervento, noi il Syllabus l'abbiamo pensato come potrete vedere in questo trailer che adesso parte. Grazie. Thank you.
dicevo, uno strumento tecnologico per fare degli investimenti organizzativi. Non è solo tecnologia, è un modo di lavorare e di pensare la formazione e come vedevate nel trailer, non ci dimentichiamo mai che le amministrazioni, come del resto tutte le aziende, sono fatte di persone. Lascio la parola adesso a Elisa, alla dottoressa Elisa Barbagiovanni Gasparo, che ha lavorato nel Dipartimento della Funzione Pubblica per congegnare insieme al fornitore IT questa piattaforma e quindi è una delle persone più adatte a raccontarci come l'abbiamo pensata. Grazie. Grazie mille direttore, un buongiorno a tutti, grazie per essere iscritti e per essere riusciti a rimanere qui ad ascoltare quello che abbiamo da dirvi. Nell'intervento precedente il direttore ci ha offerto una panoramica sull'iniziativa Syllabus, sull'importanza di questa iniziativa oggi. E quello che faccio io oggi e che spero di fare oggi è darvi invece una panoramica sugli strumenti, su uno strumento molto importante che è la piattaforma Syllabus, Nuove competenze per le pubbliche amministrazioni, che si candida a essere appunto il nuovo hub della formazione per i dipendenti pubblici. Io ho condiviso le mie slide, spero che mi sentiate e mi vediate bene, se non fosse così non esitate, insomma, ad informarmi. Come faremo come farò questo piccolo intervento oggi? Vi parlerò essenzialmente di tre aspetti. Anch'io farò una breve introduzione, dandovi appunto l'idea di quali siano gli obiettivi che stanno dietro a questa piattaforma. Vi parlerò in particolare del progetto, quindi della piattaforma, di come l'abbiamo realizzata, di quali sono le sue caratteristiche principali e quali sono, perché no, anche un po' di scenari evolutivi. Vi darò in anteprima qualche evoluzione che magari può essere interessante per quello che vi serve e per il vostro lavoro. E poi faremo un primo affondo sulle funzionalità. Dico un primo affondo perché per chi si è iscritto a questo ciclo di webinar sa che domani è previsto invece un webinar dedicato proprio alle funzionalità specifiche della piattaforma. Il titolo di domani è abbastanza chiaro: Diventare utenti del Syllabus, e lì cercheremo di entrare a fondo sulle funzionalità, sulle peculiarità delle funzionalità e risponderemo alle domande specifiche sulle funzionalità. Oggi però cominciamo a parlarne, cominciamo ad avere una panoramica sulle principali funzionalità del sistema, sui principali utenti e così via. Partiamo subito chiarendo quello che poi è stato già introdotto anche dal direttore poc'anzi. Qual è l'obiettivo? Qual è la sfida? È sicuramente quello di favorire le competenze digitali, ma non solo digitali, anche trasformative della pubblica amministrazione. E lo si può fare, lo si fa con l'idea di sostenere dei processi che siano di reskilling o upskilling del capitale umano. Perché no, anche attraverso l'erogazione di formazione online. Lo si può fare appunto attraverso lo sviluppo di competenze digitali, ma anche competenze che siano anche un po' trasversali al lavoro del dipendente dentro la pubblica amministrazione. Ed è importante anche perché bisogna dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questa piattaforma in qualche modo cerca di abilitare queste azioni trasformative, ma anche l'attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vorrei fare l'esplorazione di questo progetto, di questa introduzione a questo progetto, analizzando tre diverse dimensioni, attraverso tre diversi punti di osservazione: il perché, il cosa e il come. Inizio subito dal perché. Ce lo siamo detto, sicuramente l'obiettivo è quello di diffondere cultura digitale e supportare i processi di innovazione delle amministrazioni pubbliche, cercando di essere in qualche modo anche multiambito, no? Abbiamo detto che esiste, per chi conosce il Syllabus, molti di questi sono già utenti del Syllabus, perché in questo mese sono riusciti, cioè l'amministrazione ha fatto l'adesione e quindi hanno avuto modo di esplorare le funzionalità. Molti non lo conoscono, sono interessati a conoscerli. Un'evoluzione del Syllabus è quella di puntare ad avere una differenziazione di tematiche che sono poi oggetto della formazione. Quindi questo è uno dei modi che aiuta, diciamo, a diffondere cultura digitale e supportare processi di innovazione. E lo facciamo attraverso una struttura della formazione abbastanza organica, quindi attraverso ambiti tematici, dei programmi, dei percorsi, che sono ovviamente fruibili da, insomma, qualsiasi dispositivo portatile. Lo facciamo attraverso un portale innovativo, quindi
cerchiamo di mettere in campo un portale innovativo e un ampio catalogo di contenuti. E lo facciamo appunto attraverso Syllabus, la piattaforma per la crescita del capitale umano delle pubbliche amministrazioni. Ma non siamo partiti da zero. Per chi ha avuto modo di aderire alla piattaforma Competenze Digitali per la PA sa che in questi ultimi 2 anni molti utenti hanno avuto modo di apprezzare questa piattaforma, di realizzare il percorso formativo previsto per Competenze Digitali per la PA, che era ovviamente focalizzato sull'aspetto digitale, ma quello che ci hanno permesso questi utenti è di raccogliere dei feedback, di raccogliere quelli che potessero essere i fattori critici di successo e trasformarli in un nuovo prodotto. Quindi stiamo parlando di una nuova piattaforma che eredita l'esperienza delle competenze generali per la PA e si evolve verso i bisogni dell'utenza. Quindi l'intero progetto Syllabus è appunto pensato in ottica evolutiva e incrementale. Queste sono due parole che mi sentirete pronunciare spesso, proprio perché ci tengo a evidenziare il fatto che quello che vediamo oggi, quello che potrete vedere oggi online, è solamente una prima versione. È una prima versione che abbiamo voluto mettere online per dare un segnale di cambiamento. Però è da un mese che è online, è da un mese che abbiamo in testa già la nuova versione, cioè le nuove funzionalità che saranno messe online. Ma di questo ne parleremo nelle prossime slide. Cominciamo quindi a capire qual è il valore aggiunto della nuova piattaforma. Io vi ho spiegato che negli ultimi due anni, circa, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare la piattaforma Competenze Digitali per la PA e che adesso abbiamo realizzato il Syllabus. Ma qual è il valore aggiunto? È una domanda che naturalmente molti di voi si saranno posti. Allora, cominciamo ad analizzarlo dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche. Beh, sicuramente una funzionalità molto sentita dagli utenti è quella di cercare di avere un monitoraggio che sia quanto più capillare rispetto ai percorsi formativi. Monitoraggio che può essere un monitoraggio personale del discente, che può avere consapevolezza di quello che è il suo percorso formativo, ma anche un monitoraggio dal punto di vista degli amministratori della formazione, quindi dei referenti delle amministrazioni. Poco fa mi è sembrato di vedere in chat una domanda di un utente che dice giustamente: io sono già un utente, io sono entrata sulla parte monitoraggio, non vedo un monitoraggio capillare. Perché rispondo adesso, ma poi avrò modo di rispondere anche nel question time. È vero, ma nell'ottica di uno sviluppo incrementale, io vi dico anche che quello che vedete oggi non è tutto, cioè quello che vedrete da qui a un mese sarà molto più vicino a quello che vi aspettate. Infatti, contiamo entro il mese di maggio, entro i primi giorni di maggio, contiamo di introdurre delle funzionalità che vi permettano di entrare nel dettaglio del monitoraggio del singolo discente. Poi più in là cercheremo di introdurre anche un export della rendicontazione, del monitoraggio e così via. La stessa cosa per quanto riguarda il self-provisioning. La passata esperienza non aveva questa funzionalità. Oggi invece un'amministrazione che vuole aderire al Syllabus lo può fare in maniera del tutto indipendente, abbastanza autonoma nel farlo. Domani avrò il piacere di spiegarvi nella prima parte del webinar quali sono le modalità per l'adesione delle amministrazioni, quindi quali sono le funzionalità specifiche. Vedremo proprio la procedura passo passo e la possibilità di gestire la mobilità dei dipendenti in maniera abbastanza trasparente, e anche questo è una particolarità che vedremo domani. E multisillabus, l'abbiamo già detto, appunto, quindi la possibilità di avere un'offerta, un catalogo formativo in evoluzione, quindi un'offerta che aumenta, e si differenzia dal punto di vista delle persone. Dal punto di vista delle persone, sicuramente, primo su tutti, la funzionalità dell'open page. Lo spiegherò, qualcosina spiegherò oggi, qualcosa verrà spiegata anche domani. L'open page, appunto, rappresenta un certificato digitale, che è un certificato digitale, che è in un sistema di attestazione, basato su uno standard internazionale. Molti di voi lo conosceranno, perché la maggior parte, delle università italiane, per esempio, rilasciano open page, al termine del ciclo di studi. E noi abbiamo pensato fosse importante rilasciarlo per i discenti che
la possibilità di avere un profilo utente che sia multiruolo, cioè se un utente è sia un discente ma anche un referente dell'amministrazione, quindi un amministratore dell'amministrazione, non dovrà collegarsi alla piattaforma facendo due login, due autenticazioni e due autorizzazioni, ma basterà autenticarsi all'interno della piattaforma e la piattaforma riconoscerà tutte le possibili funzionalità che quell'utente ha a disposizione, sia come discente che come amministratore. Anche il concetto di customer satisfaction è stato enfatizzato, ve lo dicevo anche poc'anzi, ma ci teniamo particolarmente a seguire quelli che sono i feedback degli utenti e cercheremo di introdurre, qualcosina abbiamo già presente all'interno della piattaforma, cercheremo sempre più di introdurre delle funzionalità che ci consentano di capire il grado di aderenza alle aspettative degli utenti e che ci possano anche guidare verso la priorità nello sviluppo di una funzionalità rispetto a un'altra. Pensate che ne abbiamo tantissime in cantiere e quindi è un continuo, movimento di funzionalità, di messo online. Insomma, la vedrete crescere, in maniera esponenziale. E per ultimo, la possibilità di fare nuove modalità di test. Cioè, chi ha fatto il test, per esempio, in questo mese, avrà visto che le domande, vengono sottoposte in maniera sequenziale. Abbiamo introdotto, e sarà presto online, la possibilità di fare un test, che non abbia la sequenzialità nelle domande. Cioè, per capirci, per chi ha avuto modo di fare mai un concorso pubblico, molto simile a quello che viene, sottoposto durante le prove concorsuali delle preselettive. Cioè la possibilità appunto di selezionare la risposta, selezionare la risposta oppure no, posticipandola prima della conferma finale, proprio una modalità nuova di sottomissione del test. In sostanza, quello che vi avevo già anticipato, quello che volevo trasmettervi è il fatto che le funzionalità crescono e si evolvono a seconda del bisogno dell'utente. Quello che abbiamo oggi è quello che noi pensiamo sia più prioritario per l'utente. E quindi insomma, sollecito sempre tutti ad utilizzare i servizi di assistenza previsti dalla piattaforma, anche quelli li vedremo domani se avete necessità ve li forniamo. Per guidarci, per guidare anche la nostra sensazione nello sviluppo e nella messa online di funzionalità. L'obiettivo appunto è fornire funzionalità che si adattano ai bisogni delle persone, siano essi discenti, siano essi amministratori dell'amministrazione, siano essi responsabili. Vi fornisco qualche anticipazione. Quello che noi pensiamo sia opportuno è sicuramente quello di migliorare l'aspetto di assistenza dell'utente e pensiamo di farlo attraverso l'utilizzo di bot conversazionali che possono risolvere magari in tempo reale e in modo anche personalizzato i bisogni dell'utente. Ve avevo già anticipato appunto l'idea di introdurre funzionalità di monitoraggio sempre più evolute e in tempo reale e poi dotare la piattaforma anche della possibilità di confronto, di scambio di esperienze e di scambio di buone pratiche e quindi la possibilità di avere delle vere e proprie comunità di pratica che girino attorno ai temi della formazione. Vi presento adesso in pochissime parole il syllabus. Per chi non lo conoscesse, questa è diciamo, una guida che potrebbe essere utile per chi non lo conosce e vuole essere curioso di capire qualcosa in più, ma anche per chi magari ha avuto modo di navigare tra le maschere e si è chiesto come mai queste maschere fossero in determinato modo. Partendo già da questa duplice identità che è molto chiara, cioè molto chiara già dalla prima pagina, no? Dall'home page, chi entra sulla prima pagina vede già questo tema dark, che forse pochi, pochi eventi pubblici sono abituati a vedere. Ma io vi volevo sottolineare che invece questo è un tema che è stato approfondito in molti aspetti ed è un tema che abbiamo voluto presente su delle pagine
per esempio del sito pubblico, ma anche su alcune pagine particolari del discente, che perché è stato scelto per fare in modo di accogliere gli utenti in un ambiente che sembra quasi rilassato, sembra psicologicamente collegabile un po', se ci pensate, alle più famose piattaforme di entertainment, perché il messaggio che volevamo dare era appunto che la formazione non deve essere vissuta come un obbligo, ma è comunque un tempo che si deve spendere per diciamo, migliorare la propria condizione lavorativa e comunque bisogna farlo avendo la sensazione piacevole di un ambiente che lo circonda. Il tema light, invece, il secondo tema che vedete a destra, è invece un tema che riporta un po' all'attenzione, quindi viene utilizzato in quelle mostre dove ci sono, per esempio, delle numeriche, dove c'è un riepilogo del monitoraggio. E comunque è stata scelta appunto per affermare la concentrazione quando si entra su delle maschere che richiedono, per esempio, una consultazione dei dati. Un'altra particolarità della piattaforma, su questa mi soffermo pochissimo perché insomma, ormai quasi tutte le piattaforme online sono molto attente ai temi dell'accessibilità, della responsività, dell'usabilità. Abbiamo cercato di essere più aderenti possibile a questi temi. Stiamo svolgendo, abbiamo svolto anche dei test di usabilità per chi li conosce, sono dei test che permettono a degli utenti scelti a campione in maniera molto quanto più rappresentativa di esplorare le funzioni della piattaforma e di dare, diciamo, il proprio parere rispetto all'esperienza dell'usabilità della piattaforma e anche dell'accessibilità, particolarmente rivolta a dei profili con disabilità. Ecco, abbiamo già fatto due sessioni di test di usabilità con circa una trentina di persone, se non ricordo male, 20-30 persone. Stiamo analizzando i feedback e anche quelli sono dei feedback che poi andranno in qualche modo a entrare nel bagaglio della conoscenza, della nostra conoscenza, che ci permette di dare priorità alle funzionalità. Ovviamente la priorità massima è rispetto ai temi dell'accessibilità, della responsabilità e dell'usabilità, ma perché no anche rispetto a delle funzionalità che noi pensavamo fossero più idonee, ma che poi gli utenti a gran voce ci hanno detto che fosse meglio fare in un'altra maniera. Un'altra peculiarità è che il syllabus cerca sempre di parlarvi in due modi, cioè da un lato un tono abbastanza istituzionale, perché è comunque un sito di una pubblica amministrazione, quindi predilige l'uso della lingua italiana, cerca di evitare tecnicismi, inglesismi, laddove non sono necessari, e cerca di adattarsi all'interlocutore a cui è destinato. E dall'altro lato, però, per il discorso che vi dicevo poc'anzi, per il discorso che dicevo poc'anzi, cerca di essere anche un po' cioè anche coinvolgente, perché l'utente deve sentirsi accolto e seguito nel percorso di formazione, in un ambiente quanto più familiare. Entriamo nel vivo delle funzionalità. Vi presento subito gli utenti. Quali sono i possibili utenti del sito? Allora, ne abbiamo individuati tre. Il discente, l'amministratore, molto spesso si sente dire referente della formazione, quindi l'amministratore dell'amministrazione, e il rappresentante legale o suo delegato. Ognuno di questi profili ha delle funzionalità e delle necessità specifiche, come potete immaginare. La particolarità del syllabus è che possiamo avere intanto un multiruolo, quindi per esempio un amministratore della formazione nella maggior parte dei casi è anche un discente, quindi non sarà necessario fare due autorizzazioni, due autenticazioni alla piattaforma, ma la piattaforma offrirà entrambe il set di funzionalità sia per il discente che per l'amministratore in quel caso. E poi ogni amministratore, un'altra particolarità, potrà gestire la formazione di uno o più enti. Abbiamo pensato anche agli enti di piccole dimensioni, che magari hanno un unico amministratore della formazione che deve trovarsi a gestire più enti. Ecco, con questa piattaforma lo si può fare. Vedremo domani, per esempio, uno scenario per l'onboarding dell'amministrazione, ve lo presenterò io, e poi la collega che entrerà nel merito delle funzionalità dei singoli ruoli che vedete proiettati.
Il sito pubblico è la vetrina principale della piattaforma. Se andate all'indirizzo, trovate l'anteprima, quindi vi permette di dare una panoramica a quali sono le funzionalità, quindi che cos'è il Syllabus, cosa offre, come funziona, come è possibile aderire. Abbiamo cercato di essere più chiari e trasparenti possibile. Cosa è possibile fare? Sicuramente è utile cercare un'amministrazione per capire se è già registrata al Syllabus. Questo, diciamo, presto sarà in area pubblica online, oggi lo si può fare solo dopo essersi autenticati al sistema, ma questa è una di quelle cose che sarà presto online, per presto intendo i primi di maggio. E poi è possibile anche iniziare il processo di registrazione della propria amministrazione, che credetemi, chi potrà seguire domani capirà appunto che non è complicato e non richiede particolari oneri. Su questo siamo stati abbastanza, siamo attenti a rendere le cose semplici. La parte dell'home page, discente. Ve la presento davvero molto velocemente perché domani avremo modo di approfondire ogni singolo aspetto. E invece è divisa in corsi per corsi, che sono quelli che poi vengono assegnati al discente. Come vedete in basso c'è un riepilogo diciamo, dei corsi che vengono conclusi, c'è un riepilogo sui traguardi raggiunti, e c'è un si per, e, E quella pagina permette di accedere a una pagina molto importante, che è la pagina alla tua formazione. Questa è una pagina che permette al discente di riepilogare un po' quali sono i numeri della formazione in termini di percorsi formativi che ha assegnato. Ricordiamoci che l'assegnazione è un concetto abbastanza importante, che domani vedremo in che modalità è possibile assegnare la formazione e per quali ambiti è possibile assegnare la formazione. Quindi quali sono i percorsi formativi, che situazione, diciamo, personale ha il discente, quindi in questo caso alcuni da continuare, altri da iniziare, altri conclusi. È possibile avere un'anteprima, diciamo, sui corsi, vedete le schede in basso, è possibile entrare anche nello storico della formazione per capire quali sono stati diciamo, i percorsi, le varie tappe del percorso di formazione. E poi è possibile avere un'anteprima dei digital page. E qua, diciamo, passiamo alla slide successiva che dimostra appunto questa funzionalità che diciamo, rappresenta un po' quello che possiamo pensare sia un attestato del percorso del raggiungimento di un livello di un percorso formativo. Esiste una pagina, c'è una pagina che riepiloga quanti badge ho ottenuto, e con i digital badge è possibile appunto avere consapevolezza rispetto al raggiungimento di un determinato percorso, ma la vera evoluzione, che ci sarà molto presto, rappresenta gli open badge, come vi dicevo all'inizio. L'open badge invece è tutt'altra storia, cioè come vedete anche dal punto di vista grafico è differente, qui abbiamo una coccardina, nel caso precedente non c'era, per i più attenti sicuramente se ne saranno accorti, ma la differenza sostanziale è proprio nella natura dell'open badge, perché l'open badge invece qui rappresenta un vero e proprio certificato digitale, è un certificato digitale dell'utente, che ha l'utente in quanto, diciamo, ha raggiunto una specifica, diciamo, tappa del percorso formativo. È un certificato che adotta uno standard internazionale che l'utente può utilizzare per condividerlo esternamente e dato che viene realizzato con una tecnica, diciamo, standard internazionale, è anche abbastanza verificabile. Anche su questo, diciamo, avremo modo di approfondirne le peculiarità. L'open badge può essere, sì, ho letto la domanda, si sì, può essere anche inserito nel curriculum, assolutamente sì. Esiste un link che è possibile inserire per fare in modo che gli esterni possano verificare che effettivamente quello è un open badge riconosciuto. E questa è la particolarità dell'open badge che le differenzia sostanzialmente dal digital badge. Chi ha conseguito digital badge per i livelli che lo prevedono, perché non tutti i livelli di un percorso formativo prevedono l'open badge, perché l'open badge è una cosa abbastanza importante, per i livelli che lo prevedono, laddove l'utente lo ha già raggiunto, attenzione, o lo raggiungerà, sicuramente vedrà assegnato l'open badge, il FD tipo open badge.
avanti, poi le domande le cercheremo di rispondere successivamente. Poi la pagina del catalogo, io ho quasi finito. Allora, la pagina del catalogo che vi dà un po' l'anteprima dell'intera offerta formativa, vi permette di consultare le schede di dettaglio, eventualmente se assegnato poter accedere anche da qui, quindi non solo dalla pagina alla tua formazione, ma anche all'interno del catalogo, dove appunto ho la possibilità e la mia amministrazione o mi è stato assegnato questo percorso. E la pagina dell'home page amministratore, invece, come vedete, ha tante altre funzionalità, tra le quali appunto quella di abilitare la formazione laddove quello specifico ambito permette all'amministratore di assegnare la formazione, quindi abilitare la formazione. Permette la creazione di gruppi di utenti, non vi anticipo niente perché domani ci sarà una parte dedicata essenzialmente a questo, permette di monitorare l'andamento e permette di, come vedete in basso, questa è un'anteprima, se andate online non la vedete, ma l'abbiamo voluta inserire per farvi vedere insomma, che questa è una piattaforma in continuo evoluzione, vedete anche il punto di accesso per le comunità di pratica, per le future comunità di pratica che pensiamo e speriamo di introdurre quanto prima. Infine, la parte dedicata alla gestione della formazione, dove insomma, la collega domani vi esporrà esattamente in cosa consiste questa maschera e quali sono le funzionalità specifiche di questa maschera, ma volevo dirvi appunto che l'amministratore della formazione può entrare all'interno del sistema, come vedete ci sono un elenco di discenti di sua responsabilità, di responsabilità dell'amministrazione, potrà monitorare l'avanzamento, in questo momento lo vedete diciamo aggregato, ma nella prossima evoluzione, nel brevissimo termine, vedrete che si potrà andare anche nel dettaglio del singolo discente per capire che cosa è successo e che cosa insomma, sta realizzando il singolo discente. E infine la parte relativa al monitoraggio, anche qui in completa evoluzione, questa che vedete è solo una prima versione, che vi permette di dare una vista aggregata, per esempio, sugli utenti abilitati, divisi per registrati e non registrati, vi dà un po' di statistiche che vi possono essere utili. Anche su questo stiamo lavorando per introdurre via via tutta una serie di funzionalità, tra le quali, per esempio, banalmente quella che vi permetterà di avere coscienza rispetto agli obiettivi della direttiva per l'ambito competenze digitali per la PA. Vi anticipo perché nel precedente ciclo di webinar ci sono state tante domande che chiedevano questo, quindi detto ciò io vorrei dare la parola, spero di essere stata chiara, cercherò di rispondere alle domande che sono arrivate in chat, do la parola alla collega Brunilde Gambaro che vi presenterà invece una parte molto importante dedicata appunto alla comunicazione, quindi alla promozione dell'iniziativa Smart Buongiorno, Cash. come state? Siamo in tanti oggi, vedo 747 persone collegate, vi ringrazio moltissimo e ringrazio soprattutto coloro i quali riusciranno ad avere ancora 5 minuti di attenzione per seguire il mio intervento, che poi è anche il vostro, nel senso comunichiamo oggi, ribaltiamo quello che è il senso della comunicazione, di quello che si pensa normalmente. Vi chiederei quindi di assumere da questo momento in poi, in particolare al netto dell'interesse provato per il direttore, per la collega Elisa, da questo momento vi vorrei lasciare un attimo la cabina di regia, nel senso che sarebbe troppo facile 746 contro 1. Mentre voi avete anche le telecamere spente, a quest'ora suppongo qualcuno di voi stia anche mangiucchiando qualcosa, lo capirei, ecco, è assolutamente legittimo, però vi chiederei di passare ad essere da ascoltatori a protagonisti di questa parte di webinar, perché la comunicazione in questo caso non è bottom up, ma è uno scambio, non si può non comunicare, questo è vero, quindi anche quello che sto per dire, lasciandovi appunto un po' il volante della situazione, è vi prego di capire che siamo dalla vostra parte. Vi prego di immaginare per un istante quante persone hanno lavorato dietro lo schermo di quello che oggi voi vedete come un risultato che non è neanche quello finale, ma come diceva Elisa, è un risultato in itinere, qualcosa che continua a crescere, e di quanto sia difficile non sbagliare, di quanto sia impossibile essere perfetti. Quindi a questo punto
È importante che siate voi dall'altra parte a mettervi anche nei nostri panni per avere una comunicazione che sia un interscambio, perché abbiamo bisogno di voi come ambasciatori di quello che è il progetto, che non è il nostro progetto, è un progetto anche dell'Europa, è un progetto che riguarda tutta l'Italia. Quindi questo è importantissimo. Ognuno di voi si formerà su Syllabus, probabilmente ognuno di voi avrà qualcosa da dire, ma dobbiamo evitare l'effetto Luna Park e l'effetto Facebook, e cioè quello per cui si cerca l'errore. Cerchiamo i punti di forza, su quelli continuiamo a migliorare e correggiamo quelli che possono essere errori, perché ci possono assolutamente stare. Ok? Quindi ricordatevi che io leggo quello che scrivete anche in chat adesso, perché sono molto attenta al fatto che è importante il vostro feedback, e risponderò anche nei giorni prossimi. Alcuni di voi, dopo l'intervento del 19, mi hanno scritto anche su LinkedIn. Io sono Brunilde Gambaro e mi occupo di comunicazione nell'ufficio del DFP che sta conducendo, insomma, questa crociata. Dunque, possiamo passare alle mie slide. E vediamo, sì, voglio gruppo, è esattamente quello che sto scrivendo. Allora, che sto dicendo? Vediamo le mie slide e le vostre slide. Allora, ho chiesto di avervi come partner in questa, perché è importante che i dipendenti, come io sono dipendente, utente, capiscano che non è un obbligo e basta formarsi, non è l'ennesimo problema che ci dobbiamo trovare ad affrontare perché altrimenti prendiamo un voto più basso alle performance. È una cosa che dobbiamo fare per smettere di imbrogliare e di nasconderci quando non sappiamo fare qualcosa. Io lo faccio. A volte quando mi chiedono qualcosa e oggettivamente non la so fare, dico di sì e poi me la vado a studiare. Qualcuno di voi ha la stessa esperienza? Qualcuno di voi si rende conto che non sempre abbiamo gli strumenti adatti per impattare? Patrizia, le do del tu, dottoressa Salati, però sì, sempre. E siamo tutti d'accordo su questa cosa. È importante che noi ci nascondiamo un po' sempre meno. Io non, sono esperta di comunicazione, faccio questo lavoro da 20 anni, ho fatto un corso su Word avanzato e vi dico la verità, sono andata un po' in crisi. La stessa cosa succede con la digitalizzazione, la tecnologia e tutto il resto. Dobbiamo ammettere le nostre lacune e affrontarle a testa alta e non bisogna dire non ho tempo di fare formazione perché 20, 10 minuti, 3 volte a settimana, 2 volte a settimana, vi assicuro che le troviamo sempre, volendo. Non ci si può, vero Gabriella Capita, lo so, non ci si può trovare sempre scoperti da questo punto di vista e andarci a studiare le cose di nascosto. Syllabus è il vostro strumento, il mio strumento per colmare delle lacune importantissime, soprattutto quelle digitali che ci stanno mettendo duramente alla prova. Vado al succo perché ho fame anch'io, dico la verità, voi potete mangiare, io no. I banner sono quei bottoni, per l'appunto che, per esempio, potremmo mettere sui nostri siti, sulle nostre intranet e che danno il diretto accesso al sito di Syllabus. Questo come un remind che possa servire agli utenti, qualsiasi sia il loro grado all'interno dell'amministrazione, ricordare che oggi posso fare 20 minuti di formazione, mi lancio in questa cosa. Quindi questo è il loro aspetto che naturalmente fa parte di una comunicazione coordinata. Valeria, le rispondo subito dove sono scaricabili i banner di Syllabus, ci arrivo. Tutto il materiale che stiamo vedendo è vostro, cioè l'abbiamo fatto per voi, pensato per voi, per quanto semplice possa sembrare, sappiate che c'è tanto lavoro dietro, veramente tanto. Dicevo, i banner potete metterli sul sito istituzionale, sull'intranet, potete anche inviarli nelle DEM, nelle mail dirette ai vostri dipendenti, ai vostri colleghi, di modo che sia un piccolo remind che rimanda direttamente al sito. Nella scheda c'è scritto esattamente come usarli, quindi non preoccupatevi per qualsiasi domanda, poi ovviamente il nostro help desk è a vostra disposizione. Manifesti sono un tipo di comunicazione un po' diverso perché avevamo intenzione di avvolgere l'utente, il dipendente in questa esperienza che ci coinvolge effettivamente molto perché fa parte del nostro quotidiano. Abbiamo studiato questi manifesti comunicativi che
che vi mostro, che potrebbero essere per esempio stampati o per chi vuole risparmiare, anzi, me ne faccio vedere uno già stampato perché l'ho stampato per me. In realtà questo è costato 3 euro, che è quello che vedrete adesso. Però ecco, questo era il formato A3 che per esempio si può stampare direttamente nelle amministrazioni. Io vi ho fatto vedere quello di destra. Nel mezzo del cammin di tua fatica ti ritrovasti in una colla oscura. È un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati di comunicare nell'istituzione, però mi rendo conto anche che siamo nel 2023. E non possiamo rimanere ancorati ad un linguaggio che sia sempre comune. Abbiamo da dire delle cose nostre e il syllabus è per i dipendenti e per le persone. Allora perché non utilizzare un linguaggio che sia anche quello pop che possiamo ritrovare nell'arte contemporanea e nelle pubblicità a cui siamo abituati? Questa è comunicazione, ci tengo a specificare, non si tratta di pubblicità, è comunicazione interna, informazione, però rivista in maniera un po' più pop, moderna. Questi sono i materiali social che vi forniremo. Chi di voi vorrà far sapere che la propria amministrazione aderisce a Syllabus potrà utilizzare questo sui propri social, dove c'è scritto questa amministrazione aderisce al Syllabus, la cosa più semplice, che però è come un senso di appartenenza, cioè dovete crederci insieme a noi, dovete migliorare la comunicazione insieme a noi. È tutto perfettibile, come dicevo prima, scambiamoci delle opinioni su quello che è più comprensibile. In comunicazione esiste giusto e sbagliato, ci sono cose giusto e sbagliato e poi c'è il gusto delle persone. Ovviamente il bacino d'utenza di 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici prevede che ci sia chi darà il proprio consenso e esprimerà il proprio gusto in maniera favorevole, c'è chi ovviamente dirà che stiamo sbagliando qualcosa, ma noi ci arriviamo anche a questo. Adesso vi faccio vedere questo, e questi sono i social del Dipartimento della Funzione Pubblica che stanno programmando un piano editoriale che è quello che vedete. Il primo a forma di tappo di bottiglia è una call to action dove noi chiediamo alle persone cosa pensano in questo caso, per esempio, nello specifico della formazione. La comunicazione relativa ai contenuti del syllabus è quella in verde e l'altra è quella istituzionale. Questo è per darvi degli spunti semplicemente. E poi ovviamente c'è la comunicazione interna che è fatta dei tutorial che sostengono quello che è il sito pubblico che vi ha raccontato la dottoressa Barba Giovanni in maniera eccellente e che servono nello specifico agli utenti per capire le singole azioni. Chiedo a Donatella se mi può aiutare per favore a vedere uno dei due tutorial, ne abbiamo tre in realtà già disponibili, giusto per farvene vedere uno perché è ora di pranzo e dura pochissimi secondi. Dottoressa Profili, tutti i contenuti che stiamo vedendo sono disponibili nella pagina del referente dell'amministrazione per il Syllabus proprio nella sua cabina di regia. C'è un pulsante, tutti i contributi grafici che abbiamo visto sono già scaricabili già da 2 giorni, credo una settimana, in quella sezione del sito, quindi sono già a vostra disposizione. Ne creeremo altri e non escludo che mi piacerebbe sentire anche la vostra a proposito dei manifesti, se ne avete da proporre, potreste mandarmi delle proposte e le vagliamo insieme ai colleghi, al direttore, magari creeremo un poster fatto proprio da voi. Se possiamo premere play, vi facciamo vedere l'esempio di tutorial che abbiamo a disposizione fino a questo momento. Syllabus. Login e primo accesso discenti. Clicca su Accedi a Syllabus. Clicca sul tasto. Entra. Accedi con SPID, CIE o CNS.
Completa i dati del tuo profilo. Posso partire anche con il secondo? No, mi chiedevo se si è visto, perché io lo vedevo un po' a scatti. Si è visto bene? Si è visto correttamente. Ah, sì. Perfetto, perfetto. Confermo. Ok. Allora, il mio invito, vi ricordo che potete scriverci per qualsiasi altra informazione relativamente alla comunicazione, potete fare riferimento a me con riferimento a questo breve incontro di oggi. Io vi ringrazio moltissimo, vi auguro buon appetito e vi ricordo sempre di evitare per favore l'effetto Facebook, l'effetto social, per cui il fatto di non avere una faccia da mostrare dia diritto alle persone di assumere degli atteggiamenti davvero poco collaborativi anche in questa chat. Ogni tanto, grazie al cielo, non è così su 751 persone che siete in questo momento, però ho visto due cose che mi chiedo perché veramente. Siate collaborativi, stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando con voi. È importantissimo il vostro atteggiamento in questa cosa. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione tout court. Va bene, vi ringrazio e vi saluto. Grazie Brunilde. Grazie alla dottoressa Brunilde Gambaro, grazie a Elisa Barbagiovanni Gasparo, grazie ad entrambe per le loro presentazioni. Allora, se avete 7 minuti di pazienza, il webinar dovrebbe terminare alle 14.30, però veramente siamo finiti in un orario un po' complicato. Se avete 7 minuti di pazienza, mentre le colleghe danno un'occhiata alle domande che sono state poste, diciamo, più specifiche, io vorrei fare delle considerazioni di carattere più generale, però partendo sempre dalle vostre domande e dare delle risposte. Naturalmente avete posto degli interrogativi più vari, diciamo così, dal punto di vista filosofico, ma dico filosofico in termini positivi, non volendo significare che sono incomprensibili, operativi e contenutistici e così via. Allora, io parto intanto da tre temi fondamentali. Purtroppo non mi sono segnato sempre i nomi dei colleghi e delle colleghe che intervenivano, tre questioni sono fondamentali. La prima, Angela Zaramella diceva: dovremmo comunicare ai nostri colleghi questo concetto di formazione come opportunità, ma molti la vedono come una perdita di tempo sottratto al lavoro. Questo è uno dei temi fondamentali. Noi abbiamo diciamo, messo in campo una serie di iniziative che sono in progress, come dicevano le colleghe, e in miglioramento continuo, in affinamento continuo per invertire una tendenza. La tendenza è quella della formazione come mero adempimento, della formazione che non si sa a che cosa serva. Allora, i principi sono importanti e, come diceva quella più o meno famoso, diciamo, regista, le parole sono importanti. Allora, l'aver noi codificato, con atti organizzativi e normativi, il fatto che l'attività formativa è un'attività lavorativa a tutti gli effetti, certo non risolve tutte le nostre resistenze, non fa sparire, diciamo, come d'incanto l'ostilità che alcuni nostri dirigenti possono avere rispetto al tema della formazione, però ha codificato un principio, questa affermazione ha codificato un principio fondamentale: la formazione serve per migliorare le nostre competenze e per migliorare la performance delle nostre amministrazioni. Non è facoltativa in questo senso, perché è obbligatorio che noi continuiamo a formarci ed obbligatorio che noi progressivamente miglioriamo le performance delle nostre amministrazioni. Anche perché ovviamente fa parte delle regole del gioco, per tanti che possono assumere la formazione come un mero adempimento, tanti di noi si formano e si sono continuati a formare continuamente con canali e modi diversi, perché non ci si forma solo sulle piattaforme Syllabus, ci si forma cercando le cose su internet, ci si forma dialogando con i colleghi e con gli utenti e così via. Dico, tanti di noi hanno continuato infatti a formarsi. Seconda considerazione, questa lo diceva Morena
Morena. Morena Trinchi, la formazione è una scelta, non sempre l'imposizione è utile, verissimo, ma non si può scegliere, non scegliere di migliorare le proprie competenze e la propria performance. Questo è un obbligo, è un dovere che noi dobbiamo nutrire nei confronti degli utenti che serviamo ogni giorno con la nostra attività lavorativa. Siano esterni, cittadini o imprese, ma siano anche interni, perché molte amministrazioni erogano servizi agli altri utenti di altre amministrazioni. Quindi la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da questo punto di vista, può sembrare impositiva, ma in effetti fissa dei traguardi minimi che le amministrazioni pubbliche devono cogliere e sono comunque, possono essere chiamate a migliorarli. Terza considerazione, quindi prima considerazione è un'opportunità, seconda considerazione la formazione è una scelta obbligata, direi io, non è obbligatoria la formazione, ma la formazione è una scelta obbligata. Terza considerazione, il modello da cui noi siamo partiti è amministrazione centrico, è la nostra amministrazione che decide di aderire a questa iniziativa e decide di individuare i dipendenti che devono essere prioritariamente formati. Nella nostra accezione i destinatari della formazione sono tutti i dipendenti pubblici, tanto per essere chiari. Noi ci aspetteremmo, con un po' di ottimismo e un po' di megalomania, che i referenti delle amministrazioni indichino e abilitino tutti i propri dipendenti come utenti della piattaforma Syllabus, perché da lì in poi inizia un viaggio personalizzato, inizia la scelta dei dipendenti di svolgere dei corsi formativi, diciamo, liberamente. Questa è diciamo, un modello coerente con l'impostazione della gestione delle politiche formative nelle amministrazioni pubbliche, del motivo paradossale per cui una collega diceva: sto partecipando a un corso Syllabus, ma se mi affaccio sulla piattaforma Syllabus, la piattaforma mi dice che non sono abilitato, perché serve un passaggio preliminare della nostra un'abilitazione preliminare della nostra amministrazione. Quarta considerazione di carattere generale: non c'è alternativa rispetto alla registrazione con SPID, CIE e altri strumenti, diciamo, che certificano la nostra identità, perché sulla piattaforma è un'opportunità di formazione che restituisce un risultato, tra virgolette, certificato. E quindi, in linea con tutte le disposizioni normative vigenti nell'utilizzo dei sistemi informatici e di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, è obbligatorio registrarsi con queste modalità certificate di identità. Nel merito di alcune domande, vado un po' random e poi le colleghe implementeranno. Allora, ci sono problemi burocratici e organizzativi. Un collega o una collega diceva: nel caso di uno scorporo di una scuola dalla quale nasceranno due istituti autonomi, come ci dobbiamo regolare rispetto alla data del 30 settembre? Beh, intanto la scuola come entità esiste e quindi può andare avanti nella sua attività formativa, poi sulla piattaforma scorporeremo e assegneremo gli utenti, diciamo, a questi nuovi due istituti scolastici che nasceranno. Se poi questa formalizzazione avviene il 1 settembre, gli utenti diventeranno utenti della piattaforma e due soggetti distinti a partire dal 1 settembre. Nella vecchia piattaforma esistevano strumenti di monitoraggio, ha già risposto Elisa e tornerà sull'evoluzione dei sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti dai singoli dipendenti. Un altro collega diceva che la sua amministrazione aveva già aderito al 2022 abilitando i propri dipendenti. Tutti i dipendenti, 2040, ad oggi oltre il 30% dei dipendenti si sono registrati e 270 hanno completato i test di autovalutazione. Che cosa c'è da fare? C'è da diciamo, incentivare, sensibilizzare intanto che tutti, un numero più elevato possibile di dipendenti si registri una volta che è stato abilitato dall'amministrazione d'appartenenza, perché il 30% è una soglia minima. E poi c'è da incoraggiare, mi permetto di usare questo termine, i dipendenti che si sono già registrati ad andare avanti nel percorso formativo, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare al 31 dicembre. Per le amministrazioni che entrano entro il 30 giugno in piattaforma Syllabus, al 30 settembre per le amministrazioni che sono già entrate,
Il nostro obiettivo, dicevo, è quello di conseguire risultati certificati per un numero più elevato possibile di dipendenti pubblici. E questa certificazione è il conseguimento dell'obiettivo individuale formativo che alcuni di voi segnalavano, cioè di raggiungere sulla piattaforma, sul corso di formazione sulle competenze digitali, almeno 8 livelli superiori all'attuale, al livello di conoscenza in ingresso, 8 livelli superiori su 11. Chi entra nella piattaforma? Molti di voi dicono: siamo una scuola, entra il personale amministrativo o entrano anche i professori e i ricercatori? Siamo uno soggetto del mondo della sanità, entrano anche i medici? Allora, anche qua, tendenzialmente noi riteniamo che l'accesso alla formazione sia un'opportunità per tutti i dipendenti pubblici, anche quindi per i dipendenti che fanno lavori specialistici. Questo vale a maggior ragione per le competenze digitali, perché quando parliamo di competenze digitali, noi parliamo di competenze, lo avete visto, che hanno a che fare con strumenti di collaboration, gestione della sicurezza dei dispositivi, trattamento dei dati inerenti alle disposizioni vigenti in materia di privacy e così via. Queste sono competenze che riguardano tutti i dipendenti pubblici, anche se uno fa il medico, fa il professore o fa un altro lavoro specialistico, perché sono competenze appunto trasversali che è meglio verificare. Quindi noi non vediamo una contrapposizione, un problema al fatto che accedano professori, medici alla piattaforma, anzi ce lo auspichiamo, perché la piattaforma, ricordate, è una grande operazione di verifica delle competenze. Se i dipendenti entrano e dimostrano di aver competenze a livello avanzato, noi siamo più che contenti, non è che questo non può accadere. E questa è una opzione anche per chi ci scrive, rappresentanti di altre amministrazioni che ci scrivono che molti dipendenti hanno fatto già della formazione sulle competenze digitali. Allora, noi riteniamo, per essere chiari, che la nostra formazione abbia un quid pluris in più, perché è customizzata esattamente sulle esigenze degli strumenti informatici nelle amministrazioni pubbliche. Secondo poi il modello Syllabus Competenze Digitali per la PA prevede un'articolazione in 5 aree di competenza e in 11 competenze diverse, cosa che noi non registriamo molto spesso nella formazione che già le amministrazioni pubbliche hanno somministrato. Ad ogni buon conto, ripeto, la piattaforma Syllabus è uno strumento di assessment e quindi va bene anche che i dipendenti entrino per fare solo l'assessment e avere un livello certificato di competenze avanzato. Connesso a questo tema c'è l'altro tema che ci avete posto in molti, e cioè per chi è un'amministrazione, chiamiamolo così, tecnica del mondo della scuola o del mondo della sanità, è sufficiente che entrino solo i profili amministrativi oppure no? Diciamo che la scuola o l'ente che opera nel settore della sanità può fare preliminarmente questa scelta, cioè può decidere di abilitare prioritariamente i dipendenti delle amministrazioni, i dipendenti, scusate, delle aree amministrative. Se questi raggiungano il 30%, meglio. Se non raggiungessero il 30%, non manderemo la guardia di finanza, diciamo così. Quello che noi proponiamo però è una diffusione il più possibile massiva e ampia della formazione nelle amministrazioni pubbliche, perché dobbiamo togliere quella ruggine che le colleghe hanno evidenziato nelle domande, nelle considerazioni che ho posto all'inizio: ruggine di ostilità rispetto alla formazione, ruggine rispetto al considerare una formazione non utile per migliorare la propria performance, ruggine in termini di ostilità dei nostri capi, se ve ne è di ostilità, rispetto alle attività formative. Da questo punto di vista abbiamo molto evidenziato con Brunilde Gambaro l'importanza della comunicazione, e io stesso vi ho fatto cenno nel mio intervento introduttivo per dire che noi non abbiamo messo in campo una piattaforma. Vogliamo promuovere una iniziativa di comunicazione della formazione in maniera diversa. La piattaforma, come diceva bene Elisa Barbagiovanni, parla alle persone e alle amministrazioni, usa linguaggi diversi e ci
interpella e ci chiama in causa, direi, come soggetti che devono migliorare progressivamente le proprie competenze. Sui target, diciamo, su alcuni target intermedi e finali hanno espresso bene alcuni colleghi, tipo Alessandra De Giglio, dice: un'amministrazione già registrata in precedenza sulle competenze digitali, che si era data come obiettivo aziendale di fare in modo che il 30% del personale entri, che cosa deve fare? Dice: abbiamo fatto registrazione, test d'ingresso e percorso formativo. Tutto questo entro il 31 settembre 2023, certo, e come dipendenti invece bisogna fare in modo che un numero più elevato possibile di dipendenti raggiunga il test di assessment post formazione, superando il livello di ingresso su almeno 8 competenze su 11. Non ho detto una cosa e l'ho data per scontata, ma anche qua c'è una puntuale domanda di una collega che diceva: non ho capito, ma chi finanzia questa operazione? Ecco, domanda assai interessante. Questa iniziativa è una delle iniziative che sono state previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è importante quindi per due motivi. Primo, perché noi stiamo attuando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questi giorni c'è un dibattito molto acceso sulle difficoltà delle amministrazioni pubbliche di farlo, naturalmente per investimenti più complessi. Secondo poi, perché visto che stiamo attuando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi dobbiamo conseguire un target che vale per tutte le amministrazioni pubbliche, che è quello di arrivare almeno 750.000 dipendenti pubblici coinvolti nei processi di formazione. Il nostro target è molto più ampio, perché vi ho detto che puntiamo all'intera platea dei dipendenti pubblici, ma è chiaro che questa è una responsabilità collettiva di tutte le amministrazioni pubbliche. Questo deve essere altrettanto chiaro, per questo vi chiediamo una mano a tutti i livelli, a livello del singolo collega che promuove questa iniziativa, a livello di referente della formazione, di responsabile delle risorse umane, di referente per la comunicazione se c'è. Vi chiediamo una mano perché noi potremo mettere in campo il miglior syllabus del mondo, la migliore offerta formativa del mondo e ci stiamo attrezzando, ma questa richiede l'accesso alla piattaforma, richiede una sensibilità, un ruolo proattivo da parte dei singoli dipendenti delle singole amministrazioni. Se questo non accade, fra 6 mesi, fra un anno, faremo un ulteriore webinar per ragionare sulla necessità di motivare e promuovere e diffondere la formazione nelle amministrazioni pubbliche. Poi, altre considerazioni. Un'amministrazione può utilizzare la propria piattaforma in autonomia per i propri dipendenti? Progressivamente sì, se per autonomia intendiamo, diciamo, utilizzarla per caricare dei materiali formativi e per quindi utilizzare la stessa metodologia della piattaforma Syllabus. Anzi, questo è auspicabile per il conseguimento dell'obiettivo del monitoraggio della formazione e del raggiungimento da parte di ciascun dipendente di quel limite minimo di almeno 24 ore di formazione anno. Anche qua un chiarimento fondamentale. L'abbiamo detto nel corso del primo webinar, ma come direbbero i più bravi, repetita iuvant. Allora, il 30% di adesione alla piattaforma Syllabus riguarda appunto la piattaforma Syllabus. Tutte le amministrazioni sono invitate, se non lo hanno fatto, ad aderire alla piattaforma entro il 30 giugno ed avviare la formazione almeno il 30% dei dipendenti pubblici. Quindi quando parliamo di almeno 30% dei dipendenti pubblici avviate alla formazione, parliamo di dipendenti che devono formarsi sulla piattaforma Syllabus. Questo non significa però che l'obiettivo, il risultato delle almeno 24 ore di formazione per dipendente debba essere conseguito solo sulla piattaforma Syllabus, perché ciascun dipendente può fare il corso sulla piattaforma Syllabus, il corso erogato dalla propria amministrazione su alcune competenze specialistiche. I colleghi dell'amministrazione centrale possono fare uno o più corsi formativi programmati dalla SNA. I colleghi degli enti locali possono partecipare ad uno o più corsi formativi erogati da soggetti locali, dall'ANCI, dall'IFEL, dal Formez PA, eccetera. Quindi il 30% degli utenti avviati sulla piattaforma riguarda la piattaforma Syllabus.
Le 24 ore di formazione per dipendente sono il risultato di una formazione che può avvenire anche con modalità diverse dalla piattaforma Syllabus. Ad ogni modo, poiché la formazione della piattaforma Syllabus è a costo zero, poiché costituisce la piattaforma offre un primo catalogo formativo, per chi non avesse la possibilità di attivare nel breve periodo altri canali, la piattaforma Syllabus consentirà di raggiungere il limite delle almeno 24 ore formative, perché noi abbiamo messo in campo adesso il catalogo sulle competenze digitali, ma lo arricchiremo da maggio con altri contenuti formativi sulla transizione ecologica, sulla novità del codice dei contratti, sulla cyber security e così via. Quindi le 24 ore non devono necessariamente essere fatte per forza nella piattaforma Syllabus. Poi segnalate degli altri problemi più operativi di cui potranno dire le colleghe, tipo problemi di login, problema di utente multiruolo, registrazioni come referente piuttosto che rappresentante legale. Su questo cedo la parola volentieri a Elisa, Sì, perché dopo io forse do qualche coordinata generale, sicuramente, poi non, posso fare una scusami replica. Elisa, non sempre ricordando che comunque sulla piattaforma c'è anche un help desk dedicato per la Esatto, questa era risoluzione. la prima cosa. Prego. Allora, sì, la prima cosa che volevo dire è che per qualsiasi chiarimento specifico, segnalazioni di anomalia, abbiamo predisposto degli strumenti di assistenza dedicati alla piattaforma Syllabus e si può accedere attraverso la pagina, attraverso il pulsante Scrivi all'assistenza che trovate in fondo alla pagina delle FAQ. L'abbiamo fatto apposta, non è un trucchetto, non è una ricerca del tesoro, ma l'abbiamo fatto perché magari sulle FAQ trovate già la risposta. Tra l'altro vi avviso, appunto, vi annuncio che anche le chat che abbiamo potuto leggere in questi webinar contribuiscono in qualche modo ad incrementare e a migliorare qualitativamente le FAQ, quindi quella sezione è in continuo aggiornamento. Quindi per qualsiasi richiesta specifica o segnalazione anomalia, mi raccomando le FAQ. Tra l'altro, laddove vi servano dei dati specifici del syllabus, la cosa che vi chiediamo è, che di fa, da, è fare la richiesta attraverso lo stesso form di assistenza, ma da loggati. Questo a noi consente di rispondervi con dei dati. Vi faccio un esempio, potrebbe essere quello che ha scritto il collega in chat dicendoci: ma io ho fatto la richiesta di avere, diciamo, una reportistica adeguata, visto che la piattaforma in questo momento non me la consente, e l'ho fatta tramite helpdesk. La cosa che chiedo è sicuramente di assicurarsi che l'abbia fatta da loggato, perché comunque in ogni caso la risposta viene data, però è importante fare questo tipo di richieste una volta essersi autenticati alla piattaforma. Quindi il passaggio corretto è: sono un utente del Syllabus, mi autentico alla piattaforma, vado alle pagine delle FAQ, cerco la risoluzione, non la trovo, vado in fondo, scrivo all'assistenza e segnalo diciamo, il malfunzionamento oppure l'anomalia o la richiesta dei dati. Un altro scenario invece è che io non sia utente del Syllabus, a quel punto non posso essere loggato e allora scriverò all'assistenza, magari per problemi appunto di autenticazione, come ho visto in chat, non riesco a autenticarmi, scrivete tranquillamente all'assistenza, sempre in fondo alla pagina delle FAQ trovate il pulsante Scrivi all'assistenza. Un'altra casistica generale è quella appunto della richiesta di cambio del rappresentante legale. Domani cercheremo di approfondire anche questa questione sull'onboarding, con chi lo fa, chi è il rappresentante legale, chi è il suo delegato. In ogni caso vi dico, vi anticipo che quello che a noi interessa è che chi faccia l'onboarding abbia accesso alla PEC che poi permette di confermare l'avvenuto, diciamo, registrazione dell'amministrazione. Quindi, diciamo, per noi può essere anche un delegato. In ogni caso, ecco, capisco la richiesta e cercheremo di dotare la piattaforma delle funzionalità adeguate per potervi fare in autonomia questo passaggio, ma comunque capisco la richiesta e per il cambio dell'anagrafica legale, vi chiedo invece di scrivere una PEC all'indirizzo syllabus@pec.governo.it, ve lo scrivo in chat, permettetevi 30 secondi per scrivermelo in chat. Ecco, a questo indirizzo voi potete chiederci di cambiare i dati anagrafici del vero, diciamo, rappresentante legale, quindi in quel caso forniremo, diciamo, procederemo noi alla richiesta.
Aggiungo anche perché che all'interno della piattaforma, quindi dopo essersi autenticati, è possibile utilizzare anche dei manuali operativi che sono stati pensati proprio per gli utenti del Syllabus e per cercare di aiutarli nell'utilizzo delle varie funzionalità. Perdonatemi se non rispondo a tutte le domande, però cerco di prendere quelle, diciamo, che ho visto per prime. Qualcuno chiede se la mia amministrazione non mi iscrive alla piattaforma, io posso autonomamente procedere da sola? Purtroppo no, è un sistema, diciamo, amministrazione centrico. Ha già anticipato il direttore della tematica, è l'amministrazione che decide di aderire al Syllabus, è l'amministrazione che nomina, diciamo, i suoi amministratori della formazione che hanno in gestione il percorso formativo e gli amministratori selezionano, hanno la possibilità di far aderire, insomma, tutti i discenti dell'amministrazione, lo possono fare anche a piccoli gruppetti, lo vedremo domani, come operativamente si può fare questo tipo di informazione. Di questo tipo di funzionalità. C'è qualcuno che chiede come è stato dotato il Syllabus rispetto alle funzionalità per utenti che hanno delle disabilità. Abbiamo cercato di essere quanto più inclusivi possibile, quindi ci sono delle dispense che possono essere utilizzate per chi per esempio ha problemi uditivi o stiamo facendo dei test di usabilità con persone che hanno disabilità per cercare di capire quali siano i passaggi più complicati. A questo punto mi viene in mente che potrei chiedere a qualcuno di voi, se ne conoscete, di suggerirci magari qualche utente che ha delle difficoltà e che magari potrebbe prestarsi a fare una sessione di test di usabilità suggerendoci quali sono per lui gli aspetti un pochettino più complicati e quindi da migliorare. Per quanto riguarda invece una collega che dice: io si parla oggi di Syllabus, provo ad entrare, il sistema mi dice che non ho un profilo abilitato, ma io sto seguendo il corso su Syllabus. Attenzione, oggi stiamo seguendo webinar, oggi siamo su una piattaforma che è quella di Formez che serve a seguire un webinar. Non siamo all'interno della piattaforma Syllabus. La piattaforma Syllabus è una piattaforma che serve a seguire, a fare formazione, a essere un discente della formazione. Quindi cerchiamo di distinguere i webinar, che sono quelli in cui ci troviamo oggi noi, che ci aiutano a essere utenti del Syllabus, dal Syllabus, dalla piattaforma vera e propria. Non ci sono ambiti da assegnare, un errore previsto non è un errore. In questo momento l'unico ambito che abbiamo è competenze digitali per la PA ed è un ambito che rappresenta delle competenze trasversali che tutti i dipendenti dovrebbero avere. Quindi non avrebbe avuto senso farlo assegnare da parte dell'amministrazione. Ci saranno degli ambiti invece che sono magari ambiti un po' più peculiari, specifici dell'amministrazione, che avrà senso far assegnare all'amministrazione. In quel caso l'amministratore avrà a disposizione della formazione da assegnare. Vi ho già anticipato qqualcosa che vedremo domani, però insomma, mi piace rispondere alle domande. Passo la parola a Brunilde, se magari vuole rispondere a qualche domanda specifica. Ma a me non hanno chiesto molto, a parte come faccio ad avere 25 anni di esperienza. Va Quello lo prendo bene. come un complimento, però ok, posto un po' in maniera strana però. E poi mi hanno chiesto a proposito dello sfondo dei manifesti, che è nero, quindi consuma tanto tonere. Intanto nei prossimi giorni, in realtà nelle prossime ore dovrebbero essere disponibili anche quelle con lo sfondo bianco, però quando noi stampiamo qualcosa. Non è che lo sfondo bianco non viene implicato, il colore bianco, cioè noi lo percepiamo come bianco e basta, in realtà qualsiasi sfondo noi dovessimo mettere sarebbe un consumo di toner. Questa cosa è stata avviata facendo dei formati innanzitutto pensati per il digitale, quindi voi le grafiche che vi abbiamo mandato, anche quelle relative ai manifesti, potreste pensare di utilizzarli in maniera digitale. Io nella fattispecie le mie prime prove le ho fatte in tipografia, come vi dicevo, e non vi sto assolutamente dicendo di spendere del denaro di tasca vostra, forse anche per quanto irrisorio, nel senso l'ho fatto su una stampa molto carina al prezzo di 3 euro. Ma vi ripeto, siamo nel 2023
è tutto digitale, quindi potete utilizzarli per mandarli via email ai vostri colleghi o, come vi dicevo, anche come spunto per proporne degli altri nuovi. Siamo sempre molto contenti di sentire qual è la vostra opinione a riguardo o il vostro livello di creatività. Dove si scaricano i banner, come vi dicevo, nella sezione dedicata al referente della formazione esiste una specie di piccola cabina di regia con dei pulsanti. Tra questi ce n'è uno molto lungo dove c'è scritto materiali utili. E tra i materiali utili, ovviamente, ci sono quelli della comunicazione che abbiamo visto, che sono i banner, i manifesti. I tutorial verranno invece distribuiti nei vari punti ad hoc del sito. Quindi, per rispondere a un'ulteriore domanda, il tutorial che abbiamo visto è uno di tanti, ne abbiamo prodotti tre fino a questo momento. Uno è dedicato alla registrazione dell'utente, l'altro alla registrazione e l'amministrazione, e l'altro ancora racconta pedissequamente, in maniera molto esaustiva, come si affronta il test di assessment iniziale. Quindi spero di aver risposto a tutte le vostre domande e vi saluto, vi ringrazio moltissimo. Sì, a questo punto credo che ci avviamo verso la conclusione. Grazie Brunilde, grazie Elisa. Le domande non sono finite, ma domani, se Dio vuole, un altro giorno e quindi riprendiamo. Telegraficamente, a chi ci chiedeva se abbiamo raggiunto già i target precedentemente, valgono per la direttiva? Certo che valgono, però continuate a formarvi. Mi raccomando, a chi diceva posso pretendere di iscrivermi? Certo, io credo che lo dobbiate pretendere dalle vostre amministrazioni, fermo restando che tante, più di 3.000, hanno già aderito a questa iniziativa, quindi c'è un interesse diffuso e una sensibilità diffusa. Non abbiamo parlato di tanti temi, non ultimo quello della spendibilità della formazione per la vita nelle amministrazioni, per la progressione interna, per la mobilità. Ecco, questo è l'incentivo fondamentale, per i dipendenti per, diciamo, ottenere la SPID o la carta d'identità elettronica se vogliono accedere alla piattaforma. Ripeto, la piattaforma, la formazione non è, noi la sdrammatizziamo, non è un adempimento, ma non è neppure un gioco. Siccome restituiamo risultati certificati, è necessario che l'identità di chi svolge le attività sulla piattaforma sia certa, cioè noi andiamo su tutte le piattaforme, diciamo, di un certo livello che utilizziamo come utenti, come cittadini, ci comportiamo già in questo modo, perché questo è previsto, diciamo, dalle norme vigenti. È un punto delicato, ma è un punto evidentemente assai importante. Grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra pazienza, grazie per aver sacrificato parte del vostro pranzo o aver dovuto pranzare con noi che si parlava. Ci vediamo domani per entrare più nel merito della operatività della piattaforma, dando ai colleghi e alle colleghe che non l'hanno già fatto perché non hanno già aderito, delle coordinate a modo di istruzioni per l'uso. Non finisce qua il nostro impegno perché, come dimostravano le colleghe, abbiamo un help desk attivo, un contatto con l'ufficio che è costante, dei videoclip, dei tutorial, diciamo, molto didascalici, gli strumenti di comunicazione scaricabili dalla piattaforma. E certo, alla collega che diceva, al collega ci avvertite i nuovi contenuti, il nostro obiettivo è di instaurare un dialogo costante e personale con ciascun dipendente. Quindi state certi che non vi manderemo per tentativi e vi informeremo ogni giorno delle novità che possiamo rilasciare sulla piattaforma Syllabus e che rilasceremo sulla piattaforma Syllabus a partire dai nuovi contenuti formativi. Grazie per tutti i feedback che vorrete darci sull'usabilità della piattaforma, sulla comunicazione, ma anche sulle problematiche che registrate nella vostra amministrazione. Perché il nostro obiettivo è comune, formarci di più e formarci con maggiore continuità. Grazie a tutti e a tutte, buon pranzo, buon proseguimento di pomeriggio e ci vediamo domani per la tappa finale di questo nostro percorso. Buona giornata! Grazie a tutti.
Grazie a tutti, ringrazio i relatori per aver illustrato in maniera così esaustiva tutti i temi di Syllabus e naturalmente tutti i partecipanti che nonostante i problemi tecnici, un orario diverso, anzi diciamo un orario anche un po' infausto, hanno scelto di partecipare ai nostri webinar così numerosi. Vi diamo appuntamento a domani, 27 aprile alle ore 12, con il terzo e ultimo appuntamento per questa seconda edizione. Grazie ancora a tutti per la partecipazione.